Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021. Le previsioni definitive hanno determinato entrate ed uscite pari ad oltre 17 miliardi e 527 milioni di euro. Al termine dell'esercizio finanziario 2021 è risultato un saldo finanziario positivo di poco più di 346 milioni, che a fronte di un avanzo vincolato di 1.872 milioni determina un disavanzo di amministrazione nell'ordine di 1.526 milioni. Tra i dati più significativi da segnalare c'è l'utilizzo dei fondi di riserva, di cui 73 per il finanziamento a favore delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, per la copertura dei disavanzi derivanti dagli extra costi dell'emergenza Covid. Per quanto riguarda i rilievi assunti dalla Corte dei Conti, è stato evidenziato che meritano approfondimenti l'indennità degli organi di staff delle strutture politiche di Giunta e Consiglio. Ma il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa regione non ha più aumentato tasse e imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. La sottolineatura della Corte dei Conti fa riferimento al fatto che il trasferimento delle risorse alle aziende sanitarie avviene con, a loro dire, con un eccesso di ritardo. In realtà per alcune voci, soprattutto quelle legate agli investimenti, le risorse ovviamente vengono stanziate dalla Regione, che magari contrae un mutuo per realizzare un ospedale o altre strutture sanitarie, ed è chiaro che le opere di realizzazione richiedono anni e quindi poi le risorse vengono trasferite alle aziende nel tempo. Ecco, non è una criticità che segnala un buco di bilancio nelle aziende sanitarie, è una gestione finanziaria che talvolta, ecco, slitta rispetto alle necessità delle aziende stesse. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto, su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario, in realtà trattiene i soldi costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale, su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse.
Il vulnus principale è sulla sanità, perché ovviamente i conti sono sballati, soprattutto negli ultimi 2 anni per colpa della pandemia, ma c'è un rapporto non chiaro, c'è un disallineamento fra il bilancio della regione e i bilanci delle singole ASL, che ogni volta rende difficile capire a cosa servono tanti capitoli di spesa e dove vanno a finire quei soldi. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale, e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Per quanto riguarda il rendiconto, abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa, che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto tutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la regione toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale, ed è per questo che è necessaria una attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane, visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo, di molte mozioni che vengono approvate dall'aula. Quindi per noi stessi come consiglieri di opposizione i margini di azione sono veramente limitati. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti, con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente 2 anni, insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta, e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. La Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana ha tenuto un'audizione della vicepresidente della Giunta regionale Stefania Saccardi in merito alle linee di indirizzo e ripartizione del Fondo della Montagna 2022, ed è emerso che oltre ai 2 milioni di euro stanziati dalla Regione sono in arrivo 6,7 milioni del Fondo Statale Sviluppo Montagna. È emerso inoltre che la Toscana ha presentato le candidature di altre 3 nuove aree strategia nazionale per le aree interne. Il riconoscimento permetterà l'inserimento delle aree nel programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha risorse allocate per quasi 100 milioni di euro e consentirà di accedere a questi fondi europei. È una battaglia che in Regione stiamo portando avanti fin dall'inizio del nostro mandato, perché tutta la zona della Toscana centro-sud era rimasta esclusa nella prima programmazione nazionale 2014-2017 dall'inserimento all'interno della strategia nazionale aree interne. Cosa significa? Che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori, sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto, ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione appunto
di crescita economica e più in generale per la coesione sociale. Sono circa 8 milioni per area, sia da parte statale che regionale, e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro, quindi sono risorse davvero molto importanti. Infatti i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale e il governo ha recepito la nostra proposta. Le risorse effettivamente sono tante, non sono mai state tante per le zone montane. Finalmente anche lo Stato ha capito l'importanza della montagna, perché l'Italia ne ha tanta, in particolare la Toscana oltre il 50%, quindi bisogna fare qualcosa, perché se la montagna sta bene anche la città, nel senso che i boschi puliti non bruciano, i boschi puliti non franano, quindi giusto avere tutte queste risorse. Queste risorse andranno ovviamente a bando, verranno in primis le unioni dei comuni, però anche i singoli comuni montani potranno partecipare. Quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione, perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. Quindi un sostegno alla progettazione e alla semplificazione. Un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto l'assessore Saccardi e che io avevo presentato in un ordine del giorno qualche tempo fa, è quella di dare un contributo, come fanno in Emilia-Romagna, alle coppie che decidono di stabilirsi in un comune montano. Si parla di circa 30.000 euro, che potrebbe significare un nuovo popolamento e quindi ridurre lo spopolamento che fa male a tutti. Presentato in Consiglio regionale, il progetto contro lo spreco alimentare Portami con te, destinato ai turisti e ai consumatori di Montepulciano, nato da un accordo tra il Comune, il Consorzio del Vino Nobile e gli esercenti del territorio. Attività come enoteche, ristoranti e bar offriranno gratuitamente particolari doggy bag e wine bag realizzate con materiale riciclato e riciclabile per portare a casa bevande e cibi avanzati durante il pasto. L'obiettivo per il futuro è quello di andare nella direzione di una certificazione della destinazione turistica a Montepulciano, mettendo in atto progetti per dare il segno della tutela del territorio. Ha un significato importante, la lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo, dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione, abbiamo la necessità non solo di investire in turismo enologico ma anche in turismo ecologico nel rispetto della nostra terra, nel rispetto di chi ha anche meno opportunità. È un'iniziativa bella, voluta dal Comune di Montepulciano, voluta da Confcommercio, da Confesercenti, a loro un grande grazie. Questo che è uno dei vini migliori che produce la nostra terra, oggi fa un ulteriore scatto in avanti importante, un territorio si mette a disposizione del futuro. Ma è un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente insieme al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con il quale abbiamo stipulato anche nel corso di questi 3 anni di mandato importanti accordi di comunicazione della nostra destinazione attraverso anche il vino, consapevoli che comunicare la destinazione turistica anche attraverso il prodotto di eccellenza significa veramente promuovere un intero territorio. È un progetto che risponde sicuramente ad un punto programmatico del nostro programma di mandato contro lo spreco, la lotta insomma allo spreco alimentare attraverso queste scatole di cartone riciclato e a loro volta riciclabile, attraverso le quali potranno essere presi i cibi e le bevande non consumate sul posto e verranno distribuite gratuitamente a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della città di Montepulciano, di tutto il comune di Montepulciano, oltre 200 tra enoteche, ristoranti e bar. Chiaramente è un progetto che ha un profilo culturale, sociale ma anche ambientale, perché si riduce sicuramente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, ma è anche un modo per
per andare a sensibilizzare l'utenza, che sicuramente si parla di grandi numeri a Montepulciano, si parla di oltre 1,5 milioni, insomma, di presenze che toccano sicuramente in gran parte la città del capoluogo, però è chiaro che, insomma, c'è una risposta in favore di tutte le attività commerciali. Questo progetto è importantissimo per il territorio della Val di Chiana Sianese, principalmente il comune di Montepulciano, che propone una soluzione sostenibile per quanto riguarda la lotta contro lo spreco alimentare, ma non solo. La possibilità di portare via i pasti non consumati, ma non solo, ma anche le bevande non consumate, sono un segnale importante per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente e appunto allo spreco alimentare. Il Consorzio del Vino Nobile però dobbiamo e possiamo dire che è sempre stato molto attento sia alla sostenibilità che all'ambiente. A partire dagli anni 90 infatti ha messo in atto delle politiche sostenibili che gli hanno dato la possibilità quest'anno di avere il riconoscimento del premio dell'ecosostenibilità del prodotto del vino nobile di Montepulciano, legato appunto al territorio, alla modalità ambientale di produzione del vino stesso, un progetto che viene da lontano, e questo fa capire la lungimiranza di chi opera e lavora nel Consorzio del Vino Nobile, una certificazione di sostenibilità ottenuta a maggio da Federdoc, la prima in Italia data da Equalitas, e che è di forte pregio per tutto il nostro territorio. Il progetto è abbastanza semplice: tutti gli avventori dei ristoranti di Montepulciano, nel caso del qualora non dovessero consumare per intero il loro pasto e dovessero avere un avanzo del vino in bottiglia, potranno chiedere, anzi sarà il ristoratore che gli proporrà di portare a casa nella scatola per il doggy bag appunto il loro pasto non consumato, e nella scatola del vino, il wine bag, portare a casa la bottiglia non definitivamente consumata. E quindi è un modo per incentivare l'attenzione comunque al fatto che viviamo in un pianeta con risorse finite e quindi non infinite, e dobbiamo in qualche maniera essere consapevoli che dobbiamo lavorare per non sprecare tutto ciò che utilizziamo in quelle che sono ormai abitudini quotidiane. Talvolta, rispetto alle risorse del pianeta, forse qualche abitudine è un po' troppo spinta, e allora ripensare qualche abitudine in forma di rispetto, o perlomeno di evitare lo spreco, è senz'altro un messaggio importante da passare anche per la formazione delle generazioni future.